Hey coach, benvenuti in questo nuovo video, sono AndreLink91 ed oggi siamo in un nuovo episodio di Yo-Kai Watch Puni Puni. Intanto vi informo che la campagna del retweeting sta andando piuttosto bene, infatti ci siamo già giunti a 60.000 retweet. Più sono i retweet, più sono i punti Yo-Kai, quindi se ancora non l'avete fatto, andate a retweetare, finirà domani purtroppo alle 3 del mattino per quanto riguarda il Giappone. Da noi sono le 8 di oggi, le 8 di sera di questo giorno. Andiamo a vedere il nuovo evento. Non ho ben capito di cosa tratta il nuovo evento, ma penso sia Monster Strike. È dall'icona, infatti mi sembrava quello. Però tanto che ci siamo, io direi di iniziare con una slottata, così ce la togliamo subito dai piedi. Vai, bella potente, non so neanche quello che si trova, via. Cerchiamo Rinne, perché è tornato anche lo Yo-Kai Rinne. Quindi, il gran sacerdote. E non esce nulla di buono da queste slottate. Onimaru. Ad ogni modo, andiamo a vedere le quest per questo evento. E la prima richiede di sconfiggere Oragon. Sai com'è, Drago è troppo semplice, chiamiamolo Oragon. Nello stage 14, che sarebbe il boss, sconfiggi questa variante nuova di G-Banyan. Ogni tanto ne salta fuori una, sconfiggetela. Sconfiggete per 5 volte Kushinada nell'evento della Wajiki, ovvero quello con la fionda. Quindi quando lo incontrate per 5 volte, sconfiggetelo e avrete completato anche questa quest. Stage segreto numero 1, e vi dirò anche come si aprono gli stage segreti, dovrebbe essere Mose risvegliata, Kaksei Mose. Nello stage 48, che è lo stage finale, sconfiggete Orochi senza usare continua. Sconfiggete Kushinada per 20 volte e giocate l'attacco al punteggio. Ora, come si aprono gli stage segreti? Ora, per aprire gli stage segreti ve lo metterò in un commento appena ho la possibilità di sapere come escono, perché io non è che mi invento la modalità di apertura degli stage segreti, però per il momento del quale sto registrando il video ancora non è uscita, perché l'evento è fresco fresco. In genere io registro uno, massimo due giorni dopo, in base a quando l'evento è uscito. Sto registrando il giorno che è uscito e quindi quando voi vedrete questo video probabilmente saranno già usciti i requisiti per aprire gli stage segreti, quindi ve li lascio in un commento fissato in alto. Se volete aprire anche gli stage segreti, andatevi a leggere quel commento nella sezione commenti, perché per il momento non c'è maniera di sapere come. Però possiamo comunque sia continuare a vedere le missioni disponibili in questo momento. Allora, colleziona 15 stelle. Benissimo. Colleziona 30 stelle. Colleziona tutte quante le stelle nella prima mappa e riceviamo 150 punti Yo-Kai. Nella seconda mappa colleziona ne 20 per una moneta, colleziona ne 35 per una sfera mega, colleziona le tutte per 250 punti Yo-Kai. Poi terza mappa colleziona 25 stelle per 150 punti, colleziona ne 40 per una sfera sacra, collezionale tutte per una moneta speciale. La moneta speciale io l'ho rivalutata tantissime volte, però dopo quando hai tutti quanti gli Yo-Kai inizia a essere un po' scarsa come moneta, diventa come una moneta comune. Oh, andiamo ora alle missioni, quelle un pochino più interessanti e divertenti da completare. Completa il primo stage di Monster Collab utilizzando 5 Energimax o meno. Per lo stage 3 completalo andando in Fever Time almeno una volta. Completa lo stage 7 utilizzando Oragon. Completa lo stage 10 con l'Energimax di Mose. Completa lo stage 14 con mana e senza usare continua. Completa 3 delle 5 missioni della prima mappa e completa tutte le missioni della prima mappa. Mappa numero 2, stage 15. Completa lo stage realizzando 3 sfere bonus. Completa lo stage 20 utilizzando Mose risvegliata, Kaksei Mose, e finisci lo stage in 90 secondi o meno. Completa lo stage 25 totalizzando un singolo danno di 250.000 con Solomon. Poi ovviamente le immagini ve le metto tutte quante in video. Completa lo stage 30 totalizzando una singola combo di 20 con Kaksei Mana. Quindi dovete realizzare 20 combo ma con il Weeb Wob di quello Yo-Kai.
Completa lo stage segreto numero 1, che vi ricordo andate a vedere nei commenti per quando usciranno appunto i dati su come aprire gli stage segreti, scoppiando 90 o meno puni. Completa 3 delle 5 missioni della seconda mappa, completa tutte le missioni della seconda mappa per una bella ricompensa. Passiamo alle ultime missioni. Completa lo stage 31 in 70 secondi o meno. Completa lo stage 36 con un singolo danno di 350.000 utilizzando Caxei Pandora, quindi Pandora risvegliata. Completa lo stage 42 realizzando 30 combo con il Puni di Asa. Completa lo stage 48, quindi l'ultimo stage, totalizzando un singolo danno di 20.000 con Super Caxei Solomon, quindi Solomon super risvegliato. Poi completa lo stage segreto numero 2 con 40% di punti salute rimanenti. Completa 3 delle 5 missioni della terza mappa e completa tutte le missioni della terza mappa. Gli stage segreti controllate nei commenti se ci sono gli stage segreti requisiti per aprirli, per il momento non ce ne sono. Ad ogni modo, per questo video è tutto, tanto la battaglia con la fionda Loajiki sapete benissimo come funziona senza che ve la sto a mostrare. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video, vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è il link per Instagram dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi, ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!